Diciamo che oggi il tempo, tra virgolette, ci ha aiutato, non ha aiutato certamente gli utenti, però per quanto riguarda l'attività di questi splendidi cani di salvataggio è lo scenario perfetto, hanno fatto già una prima dimostrazione, ce ne saranno altre. Innanzitutto noi come Aeronautica Militare ci teniamo a promuovere tutte quelle che sono delle iniziative a favore della popolazione. Io ritengo che per un litoraneo come San Menaio, così vissuto, soprattutto in questo periodo, il periodo estivo, e soprattutto più avanti, quando la stagione entrerà nel clou, avere una manifestazione del genere e sapere che determinate attività si possono costruire e fare a beneficio della popolazione, penso che sia una cosa veramente utile e importante. Adesso i cani di salvataggio, gli operatori rappresentati qui dal presidente, stanno facendo un giro sulla litoranea per farsi vedere e farsi conoscere. Intorno alle 11 ci sarà la manifestazione vera e propria, che sicuramente è giusto che illustri il presidente. Sì, allora le unità cinofile della Scuola Italiana Cani di Salvataggio effettueranno delle simulazioni di salvataggio, quindi le tecniche che normalmente vengono messe in atto sui litorali di tutta Italia. Lo scopo della manifestazione è, oltre ovviamente che sostenere le attività dell'aeronautica militare, che insomma come protezione civile ci sentiamo partner in assoluto, è quello di sensibilizzare la popolazione sui temi sia della sicurezza in mare ma anche del rispetto dell'ambiente e degli animali, e in questo la presenza del cane ci aiuta enormemente. La Scuola Italiana Cani di Salvataggio utilizza esclusivamente razze acquatiche, le principali sono il Labrador Retriever, il Golden Retriever, il Terranova. Oggi abbiamo sia un Labrador che un Terranova, e poi qui c'è una razza meno conosciuta in Italia, si chiama Cão de Água Portoghese, che però, lo dice la parola stessa, è anche un cane molto adatto all'attività in acqua.